Ok, ciao a tutti, benvenuti. Io Ciao, sono Francesca, e io qui sono con me c'è Roberto. Roberto. Ci troviamo nella sala di controllo dell'esperimento CMS al CERN. Dunque, intanto vi racconto un po' il mio percorso. Io sono laureata in fisica a Roma alla Sapienza, poi ho fatto il dottorato di ricerca sempre alla Sapienza. Una fellowship qui al Centro Europeo di Ricerca Nucleare a Ginevra e poi ho vinto un concorso come ricercatore presso l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare a Roma. Roberto? Sì, buongiorno a tutti, io sono Roberto Cittadini e sono attualmente a lavoro qui al CERN da circa più di 3 anni e ho svolto la laurea triennale in ingegneria medica presso l'Università di Roma Tor Vergata, mentre la magistrale l'ho svolta presso l'Università Campus Biomedico di Roma, sempre in ingegneria biomedica ma con specializzazioni in robotica e bionica. E attualmente ho svolto anche il dottorato di ricerca qui presso il CERN, presso la sezione di robotica e attualmente sono fellow sempre qui presso la sezione di robotica e meccatronica. Non so se oggi già le altre presentazioni vi hanno un po' parlato del CERN. Comunque noi ci troviamo al CERN a Ginevra, dove c'è il Large Hadron Collider, che è l'acceleratore di particelle più grande e più potente del mondo. L'acceleratore si trova in un tunnel sotterraneo a 100 metri sottoterra e è lungo 27 km. Allora, per noi che siamo di Roma, consideriamo il raccordo anulare che fa circa 90-100 km. Ecco, il tunnel è lungo 27 km, quindi potrebbe racchiudere una città un po' più piccola di Roma, diciamo tipo Firenze, Sì, quindi è veramente gigante. Cosa facciamo con questo grande acceleratore? Praticamente prendiamo le particelle, in questo caso dei protoni, e li mettiamo dentro a questo tubo che sta dentro a questi magneti potentissimi blu che avete visto prima. I protoni vengono accelerati dentro il tunnel e raggiungono quasi la velocità della luce e si scontrano con altri protoni che vengono dall'altra parte del tunnel, proprio in mezzo ad una caverna sotterranea con un grande strumento intorno che è una specie di macchina fotografica che fa le foto alle particelle. E questo ci permette di studiare e capire se ci sono delle nuove particelle fra quelle che si sono venute a produrre nello scontro fra i protoni. Ecco. E oggi abbiamo una sorpresa perché abbiamo collegate con noi due dottorande di Roma, Federica e Noemi, che si trovano proprio nella caverna sotterranea di CMS. Eccole, vi passo la eccomi. linea. Ciao. Ciao, mi sentite bene? Sì. Sì. Ok, ciao a tutti quanti. Siamo in collegamento dalla caverna di CMS, quindi in questo momento siamo 100 metri sottoterra. C'è davanti a me la mia collega Noemi che sta riprendendo, quindi in questo momento sono qui. Vi parlo un po' del mio percorso. Io ho studiato fisica alla triennale e poi alla magistrale, specializzandomi in fisica delle particelle. Innamorata di questo ambiente e anche del dinamismo che c'è, della collaborazione, tutto quanto, ho deciso di continuare il percorso di studi con un percorso di dottorato, sempre in collaborazione con il CERN e in particolar modo con l'esperimento che vedete alle mie spalle, che è CMS, che sta per appunto Compact Muon Solenoid, come avete visto. Quindi è un esperimento pesantissimo, parliamo di 2300 elefanti circa, di 100 metri, cioè di altezza 15 piani più o meno, siamo 100 metri sottoterra e adesso vi faccio vedere anche un po' un piccolo giochetto che facciamo, che è l'effetto del campo magnetico che noi, che praticamente possiamo sentire in questa zona. Infatti, se noi mettiamo delle semplici graffette, vediamo che anche queste subiscono il campo magnetico creato da CMS. Per creare un così forte campo magnetico, che insomma è di 4 Tesla, quindi un fortissimo campo magnetico, considerate che dobbiamo perfino abbassare la temperatura dei magneti quasi allo 0 Kelvin, quindi ad una temperatura estremamente bassa, e infatti lo rende il posto più freddo in assoluto. E infatti questo per ora è quanto. Non so se abbiamo il tempo per mostrarvi anche altro, per andare a farvi vedere altro.
Per Abbiamo ora 5 minuti, quindi abbiamo 5 minuti. vi faccio fare un giro. Francesca, se vuoi dire qualche cosa nel mentre. Sì, pensate che per costruire, diciamo, disegnare e costruire l'esperimento, cioè questa grande macchina fotografica, diciamo, che fa le foto alle particelle, ci sono voluti 15-20 anni tra ricerca e sviluppo, disegno delle varie parti e poi in realtà la costruzione e quasi 2000 scienziati. Le, diciamo, lauree che si devono prendere per lavorare in questo campo sono fisica per lo sviluppo dei rivelatori, diciamo, e poi l'analisi dei dati, eccetera, e anche ingegneria per quanto riguarda poi la parte ingegneristica, la costruzione, l'integrazione, il disegno di come tutti questi pezzi di questa enorme macchina fotografica vanno insieme. Naturalmente c'è bisogno di ingegneri e poi informatica per quanto riguarda la parte di computer, analisi dei dati, anche custodia di questi dati per il futuro, diciamo. Allora, forse passiamo adesso. Grazie Federica, grazie Noemi. Grazie a tutti quanti. Ci sentite? Sì, passiamo velocissimi a Grazie. Roberto che ci racconta cosa fa qui con il settore di robotica Sì, e ingegneria biomedica. In un minuto, Olivia. Ok, grazie. Sì, molto brevemente, come diceva Francesca, c'è bisogno di un forte connubio tra i fisici e gli ingegneri qui presso il CERN, e i campi di ingegneria biomedica sono molto vasti, vanno dalla biomeccanica, sviluppo e implementazione di protesica, all'ingegneria tessutale per lo sviluppo di tessuti e organi on chip artificiali, ma anche alla bioinformatica, quindi all'analisi dei dati, analisi delle immagini per andare a fare eventuali diagnostiche e capire eventuali malattie. E sì, molto brevemente, un ingegnere biomedico che cosa fa qui al CERN? Dati i vincoli dell'acceleratore che si trova a 100 metri di profondità e a una lunghezza di 27 km, in caso di emergenza partono dei robot che vanno a ricercare il personale, ma non soltanto a ricercare i sopravvissuti, ma anche a monitorare i loro parametri fisiologici per dare delle informazioni nel frattempo ai vigili del fuoco che sono in superficie e devono andare a intervenire per le operazioni di salvataggio. E questo poi sistema di monitoraggio senza contatto. L'idea è di trasferirlo nell'ambiente ospedaliero per monitorare senza contatto, quindi senza l'utilizzo di elettrodi applicati sulla pelle dei pazienti. Ok, avete domande? Intanto vi ringraziamo. Qualche domanda? Qui siamo abbastanza stremati, però almeno adesso vi abbiamo convinto che è tutto vero. Qui dietro di Allora. noi, forse non ve l'abbiamo detto, è la sala di controllo, quindi dell'esperimento CMS. Ci sono tutti questi computer e schermi che vedete, servono proprio per far partire l'acquisizione dati quando ci sono gli scontri delle particelle. Quindi una giornata tipo, diciamo, di un fisico in questo settore potrebbe essere, per esempio, di venire qui nella sala di controllo e far partire la presa dati, controllare che tutto vada bene, eccetera, cioè registrare quelle foto delle particelle che abbiamo visto prima. Oppure a partire dal proprio ufficio, diciamo, nella propria università, l'analisi dei dati, quindi anche tramite intelligenza artificiale, accedere alle informazioni registrate dai computer di queste foto e studiare se ci sono delle particelle nuove. Per esempio, questi sono esempi di tesi che stanno facendo Federica e Noemi, che avete visto giù nella caverna. Quindi in genere c'è sempre nelle tesi una parte un po' più sperimentale che riguarda appunto lo studio di qualche pezzo di rivelatore oppure una parte di analisi dei dati, quindi con il computer e l'intelligenza artificiale si va a cercare nuove particelle. Aspetta che c'è una domanda, te la ripeto io. Allora, le raccolgo, poi te le faccio tutte, Francesca. Una l'ho Sì. capito. Ok, l'altra domanda. Io volevo chiedere, i fisici che lavorano al CERN sono soltanto specializzati in fisica di Allora, la prima domanda rapidissima è ogni quanto ci sono gli esperimenti lì a CMS che traduco in ogni quanto forse ci sono queste collisioni?
Allora, abbiamo 40 milioni di collisioni al secondo, quindi tantissimo, un numero inimmaginabile. E in questo momento non ci sono le collisioni perché spegniamo l'acceleratore per un 2-3 mesi durante la pausa invernale, per fare manutenzione e poi ricominciamo la presa dati appunto fra pochi giorni. Infatti siamo fortunati che siamo riusciti ad entrare nella caverna, penso sia forse l'ultimo Sì, giorno che si esatto. può entrare perché stiamo per riaccendere l'acceleratore e durerà fino a ottobre la presa dati. Poi infiliamo le particelle, girano nell'acceleratore per un 10-12 ore, continuiamo a registrare le foto, poi quando diciamo ce ne sono un po' meno di particelle le buttiamo via, lo riempiamo e così si ricomincia in maniera continuativa fino diciamo, a fine ottobre. Ecco. Grazie. L'ultima domanda è se ci lavorano solo fisici specializzati in fisica delle particelle o anche in altri ambiti. Abbiamo capito che ci sono anche gli ingegneri e anche altri Fisici, ambiti della fisica. diciamo, ingegneri e informatici. Diciamo, anche la parte di elettronica c'è, la parte di ingegneria meccanica, c'è un po' di scienza dei materiali, diciamo, per lo sviluppo dei rivelatori, direi. Queste più o meno sono le specializzazioni. Fisici prevalentemente particelle e teorici, Fisici diciamo. delle particelle, fisici teorici, oppure anche a fisica c'è una specializzazione in elettronica o come anche da ingegneria elettronica e informatica anche, Sì, per quindi l'analisi dei dati. per l'analisi dei dati. Ok, allora noi vi ringraziamo tanto. We really thank also Zoltan and Noemi for helping us with this special opportunity. We know that you are a very good friend of Italian community and we are glad about that. Ok. E ringraziamo anche Federica e Noemi che sono Sì. ancora nella caverna e ci Tiratele stanno fuori. facendo vedere queste belle immagini. Grazie, Ok, grazie, farò giù ciao. salire. Ciao.